L'isola Polvese è la perla del Trasimeno, un luogo unico di biodiversità, caratterizzato da una vegetazione ricca e variegata e da una presenza nutrita di fauna selvatica che la rendono, in ogni periodo dell'anno, un vero e proprio paradiso, da studiare e da tutelare. Proprio per questo, nell'ambito delle attività del Centro Cambiamento Climatico e Biodiversità in Ambienti Lacustri e Aree Umide di ARPA Umbria, è stata recentemente avviata una collaborazione con l'Università degli Studi di Perugia per uno studio riguardante i mammiferi presenti sull'isola. Per lo studio dei mammiferi presenti sull'isola Polvese è stato utilizzato il metodo del fototrappolamento. Questo approccio prevede il posizionamento di fototrappole dotate di sensori di movimento nei diversi habitat dell'isola per ottenere così immagini e video della fauna selvatica senza recare alcun disturbo agli animali stessi, altrimenti difficili da osservare e rilevare in natura. Per questo studio sono state utilizzate due modelli diversi di fototrappola. Questo presente qui con me è la Caddebac. Questa è una fototrappola che ha una particolarità, ha un flash notturno per cui è in grado di catturare delle immagini molto buone, molto nitide anche di notte. L'altro tipo di fototrappola che è stata utilizzata è la Acorn. L'Acorn invece non possiede un flash notturno, ma possiede un'altra caratteristica importante, che sono due sensori laterali di movimento che preallertano la fototrappola all'arrivo di un animale e quindi diciamo vengono utilizzate soprattutto per catturare immagini di animali che hanno dei movimenti molto veloci. Le fototrappole sono in totale 6 per questo progetto e sono state posizionate in diversi tipi di ambienti proprio per cercare di fotografare oppure fare video sia in tutti i tipi di ambienti diversi che ci sono nell'isola Polvese. Questo studio, coordinato dalla dottoressa Francesca Vircillo del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie dell'Università degli Studi di Perugia, si inserisce in un progetto di tesi magistrale condotto dalla studentessa Maria Vittoria Rosenbleck. La fase iniziale del progetto, già sviluppata a partire dal mese di aprile fino ad agosto, prevede la raccolta dei dati tramite un'ulteriore metodica scientifica, il metodo naturalistico. È una metodica molto più antica, diciamo così, per quanto riguarda il monitoraggio delle specie faunistiche. È una metodica anche questa che reca bassissimo disturbo agli animali, perché funziona sul rilevamento degli indici di presenza diretti, come per esempio un avvistamento, o indiretti, come per esempio il ritrovamento di un escremento di un'orma, durante il percorrimento di alcuni transetti. Chiaramente anche questi che vanno a percorrere tutti gli ambienti presenti nell'isola. Le specie che sono state rilevate fin qui per questo studio, perché lo studio in realtà ancora sta continuando, sono molteplici. Sicuramente ci sono molte specie di avifauna, come ci si poteva aspettare, per esempio una delle più rilevate è il fagiano, in generale i corvidi, e in particolare è stata rinvenuta una specie che non ci si aspettava, che è la cotornice. Per quanto riguarda i mammiferi, anche in questo caso sono stati rilevati molte specie differenti, la più abbondante è la volpe, seguita senz'altro dalla lepre, un'altra specie molto presente è lo scoiattolo rosso e anche in questo caso abbiamo rilevato una presenza di una specie che non ci si aspettava, che è il capriolo. L'importanza scientifica di questo studio è sicuramente ottima perché ci ha permesso di aggiornare la checklist delle specie presenti sull'isola Polvese. Questo studio nasce da un'idea che è del professor Bernardino Dagni, che si chiama Wildlife Economy. È un'idea che rivoluziona il modo di approcciarsi alla fauna selvatica, diciamo fruibile dall'uomo in maniera diretta, come un'applicazione proprio pratica di questo progetto sul territorio proprio umbro.
Valutando quali di questi territori potessero essere idonei, alla fine abbiamo scelto la Polvese proprio perché si tratta di un ambiente ricchissimo, una perla del nostro territorio, che da molto tempo non veniva monitorata a livello della fauna e soprattutto gestita a livello della fauna. Questo studio mi ha dato sicuramente tantissimo a livello di esperienza diretta sul campo e anche a livello di comunque di emozioni e anche a livello di conoscenza, perché una cosa è la teoria, una cosa poter applicare tutte le metodologie che questo studio richiede sul campo, poter vivere sul territorio per mesi effettuando sia il lavoro del metodo naturalistico sia quello del fototrappolamento e quindi poter formarsi direttamente nel progetto. L'isola Polvese, per le sue ricchezze naturali, paesaggistiche, ma anche culturali, rappresenta un luogo privilegiato per lo studio e la tutela della biodiversità.